Tu come ne parli questa Io ne sera? parlo, l'amore senza età e l'amore di diverse razze, di razze diverse dalle nostre. L'amore anche dei nostri amici pelosi. E qui, adesso cominciamo. Ettore, dopo aver fatto il solito giro quotidiano, bar, edicola, fornaio, salumiere, aveva portato la spesa da Mariuccio, il portinaio, chiedendo la gentilezza di tenerla fino al suo ritorno, dopo la passeggiata al parco con Achille. Mariuccio rispose: «Come al solito, signor Ettore, nessun problema. Metto la busta del salumiere in frigo e quella del fornaio qui, sul tavolo». Ettore si incamminò verso il parco. Beh, certo, parco era una parola esagerata. Era un giardinetto, ben curato, non c'è che dire. Ad accudirlo erano i condomini dei quattro palazzi che lo circondavano. Gli inquilini pulivano, tagliavano le erbacce, piantavano i fiori, sistemavano le aiole con grande attenzione. Per arrivare a questa organizzazione c'erano volute una decina di riunioni, alle quali parteciparono un centinaio di abitanti della zona. Ettore era stato tra coloro che aveva redatto le regole di distribuzione dei lavori tra tutti i partecipanti. Il regolamento era stato affisso nelle bacheche di tutti i condomini, al cancello d'ingresso del giardino, ed era stato distribuito nelle caselle postali di tutti. Insomma, tutti sapevano tutto. Ettore s'avviò all'ingresso, lo varcò. In quel momento ricevette un WhatsApp da parte della professoressa in pensione di letteratura italiana, Adele Pascoli, solo omonima del poeta, anche se lei si vantava di una lontana parentela mai riscontrata da nessuno. Ettore camminava leggendo e leggeva il programma della riunione del giorno dopo, che prevedeva la lettura di alcune parti di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che Ettore aveva letto anni prima. Non ricordava granché, quindi andò su Wikipedia per rinfrescare la memoria. Non si era reso conto che Achille si era fermato a corteggiare una barboncina color tabacco, con gli occhi a mandorla e di un colore azzurro simile a quello della Grotta Azzurra, quella di Capri. Ettore era fermo, smanettando col suo smartphone, mentre Achille girava intorno alla cagnolina molto interessato. Lei era un po' sulle sue, senza dare troppa importanza a quel peloso che sicuramente non aveva natali importanti come i suoi. Ettore, concentrato sullo schermo, non si rese conto di tutto questo e non si accorse che la barboncina era tenuta al guinzaglio da una signora molto elegante che emanava profumo di buono. I due pelosi nel frattempo stavano facendo amicizia. Achille uggiolava e girava intorno a quella volpina che lui riteneva essere meravigliosa. In pratica, Achille si era innamorato. I due canetti si erano intrecciati con i loro guinzagli, continuando a girarsi intorno, annusandosi, dandosi baci e dolci zampettate. La signora elegante cercò di attirare l'attenzione di Ettore, schiarendosi la voce. Ettore non si accorse, ma sentì che il guinzaglio si era accorciato e, un po' scocciato, si rivolse ad Achille in malo modo. «Achille, ma che fai? Ma perché tiri?» Abbassò lo sguardo e solo in quel momento si avvide che il suo peloso si era aggrovigliato con una pelosetta niente male. Seguì il guinzaglio di lei e vide che una piccola mano riusciva a stento a trattenere la cagnolina. Alzò ancor di più lo sguardo e si ritrovò ad incantarsi davanti a un viso affilato con un velo di trucco, gli occhi a mandorla, di un azzurro come quello della Grotta Azzurra di Capri. La signora gli stava sorridendo gentilmente, ammiccando verso i due cagnolini che continuavano a farsi un sacco di coccole. Ettore diventò paonazzo e cominciò a scusarsi senza riuscire a dire una parola sensata. Balbettava: mi scusi, non sapevo, non avevo visto la signora. La signora, gentile, lo tranquillizzò. Non si preoccupi, non è successo nulla. Ettore continuò con le sue scuse. Stavo vedendo delle cose sul telefonino. Questi aggeggi sono micidiali. Sono costernato. Mi scusi, come posso fare per farmi perdonare? Ma non ce n'è bisogno, rispose la signora. Magari se potesse riuscire a sciogliere i nostri cagnolini, gliene sarei molto grata. Che cretino, mi scusi ancora, signora, ci penso io. Mentre cercava di districare i due guinzagli, non smise di guardare gli occhi della signora.
Dopo un po' riuscì a srotolare il suo guinzaglio e nel fare questo sfiorò la mano della signora. Ebbe un brivido. Si vergognò un po' pensando alla moglie scomparsa 15 anni prima. La signora si rese conto del disagio di Ettore e cercò di sdrammatizzare. Non si preoccupi, loro si sono piaciuti subito, forse si sono innamorati, chissà. Loro, i nostri amici pelosi, non si fanno problemi a manifestare le loro emozioni come invece capita a noi. Ettore, completamente inebetito, rispose: sì, ha proprio ragione. La signora capì che avrebbe dovuto prendere in mano la situazione. Mi chiamo Elena, sono arrivata da una settimana in questo quartiere, abito lì al numero 12. Piacere. Ettore, io abito al 14. Che combinazione, siamo vicini vicini. Elena capì che Ettore era un po' imbranato. Deve fare attenzione col telefonino, potrebbe essere pericoloso. Ha ragione, mi scuso. Stavo vedendo un messaggio che mi è arrivato dall'associazione di lettura. Ah, lettura? A me piace molto leggere. Davvero? A quel punto Ettore iniziò a parlare ininterrottamente dell'attività dell'associazione, della sua attività teatrale, del coro, di tutte le botteghe. Io le faccio fare un giro, le faccio conoscere tutti gli amici della zona. C'è anche la trattoria di Fabio e Leo. Quando mi trovo col frigo vuoto, vado da loro. Si mangia bene e si spende poco. La signora era un po' stordita da questo flusso inarrestabile di parole. Bene, bene, grazie, lei è molto gentile. Senti, Elena, passando improvvisamente al tu, perché non vieni alla lettura di domani 100 anni di solitudine, sai? Magari se ti fa piacere stasera possiamo vederci per leggere qualche pagina prima di domani. Che dici? Se vuoi possiamo anche stare a cena insieme, sai? Io sono molto bravo in cucina. Da timido iniziale stai correndo parecchio. Non sai nemmeno se sono sposata. Giusto, che cretino. Ma non sei sposata, vero? No, sono vedova. Anch'io! Disse Ettore sorridendo. Beh, non si dovrebbe sorridere, rispose lei. Hai ragione, scusa. Allora che fai? Vieni stasera e domani facciamo così. Magari domani vengo, ma per la cena magari facciamo un'altra volta. Ora però devo andare. Ecuba! Dai, saluta il tuo nuovo amico. Ecuba! Lui si chiama Achille. Io Ettore. Tu Elena. C'è parecchio che ci unisce. Proporrò di leggere l'Iliade alla prossima riunione dell'associazione. Oh, certo, una gran bella combinazione. Il nome gliel'ha voluto mettere la mia nipotina perché stava studiando l'Iliade. Va bene, allora, ciao. La saluto. A domani. Va bene, ma potremmo darci del tu? Perché no? Allora, ciao. A domani. Achille ed Ecuba si guardarono un'ultima volta. Si diedero un bacio. Lei fu trascinata via e lui rimase in contemplazione mentre Ecuba si allontanava. La stessa contemplazione di Ettore, che stava con la bocca semiaperta e con la mano alzata dicendosi: se si volta, è fatta. Lo stesso pensiero che aveva Achille. Rimasero per almeno 30 lunghissimi secondi immobili. Achille con la lingua di fuori, scodinzolando furiosamente. Ettore con la bocca aperta e lo sguardo ebete. Ettore e Achille si erano rassegnati. Erano rimasti a bocca asciutta. Delusi e rassegnati stavano per andare verso il cancello d'uscita, mentre Elena ed Ecuba stavano girando per uscire dal cancello. Si voltarono. Elena, sorridendo, fece ciao con la mano ed Ecuba si voltò abbaiando felice verso Achille. Ettore e Achille si guardarono complici e Ettore disse raggiante ad Achille: ci stanno, ci stanno, dai Achì che abbiamo fatto bingo. Un film.